In caso di invii da medico curante, sia nel caso di invio dal medico curante che nell'autoinvio, c'era una severità della patologia sottostante. Ma i soggetti che sono automaticamente hanno avuto accesso a questi servizi erano affetti da disturbi, da ansia o depressione da più lungo tempo ed provenivano soprattutto dalle minoranze etniche di colore. Quindi in Inghilterra di solito puoi accedere ad alcuni servizi autonomamente, servizi come i consultori familiari o centri per le malattie sessualmente trasmissibili. Per il resto devi passare attraverso il medico di famiglia che ti invia lo specialista. Non c'erano differenze di outcome per status etnico o via di invio dei pazienti. Vedete la suddivisione, i bianchi 50%, di colore 54%, asiatici 67%. Vedete perché è così importante avere una completezza dei dati seduta dopo seduta? Se andate dal terapeuta, ebbene non lo potrete incontrare finché non avrete consegnato un questionario interamente compilato. Se si usano delle misure pre-post trattamento, si può soltanto dimostrare un certo grado di miglioramento. E se misurate seduta per seduta, avete un quadro che si arricchisce. Quindi io non mi stancherò mai di sottolineare l'importanza di effettuare misurazioni degli esiti seduta per seduta e non semplicemente pre e post trattamento. Questo è un piano che copre 6 anni. I primi 3 anni sono già trascorsi, il governo ha investito 300 milioni di sterline. E nei prossimi 4 anni ci saranno altri 400 milioni di sterline investite come da budget. E questo per riorganizzare i servizi e formare nuovi terapeuti, quelli ad alta intensità e a bassa intensità, i cosiddetti professionisti del benessere psicologico. Quelli ad alta intensità sono psicologi, alcuni già formati e saranno formati alle terapie specifiche, provengono da diversi percorsi, infermieristico, di counseling. Quindi l'obiettivo è quello di formare almeno 6.000 nuovi terapeuti in 6 anni. Un piano ambizioso direi, abbiamo diversi siti di formazione presso diversi siti e poi questi soggetti saranno assunti nei servizi clinici per i disturbi d'ansia e di depressione e ci sarà un focus iniziale sulla terapia cognitivo-comportamentale e si seguiranno le linee guida del NICE, c'è un curricula nazionale per queste due tipologie di professionisti della salute ad alta e bassa intensità, c'è una serie già pubblicata di competenze che vanno acquisite per tutte le terapie, alla fine della formazione devono presentare le cassette con le registrazioni delle sedute, vengono classificati e valutati dal supervisore per capire se ci sono dei punti da approfondire e come riescono a erogare una data terapia. Naturalmente invecchiando si diventa più flessibili, per così dire, si tende a erogare sempre meno rispetto a quanto raccomandato. La raccomandazione è un punto di riferimento vago, è un problema. Questo è un problema a meno che non ci sia supervisione costante, a meno che voi non sappiate di avere qualcuno che ascolta le vostre cassette registrate.
Quindi il successo è giudicato in base all'esito clinico, il 50% di obiettivo di recupero. Naturalmente ci sono gli autoinvii o gli invii dal medico di medicina generale. Cosa è stato fatto ad ora? Cosa siamo riusciti a fare? Abbiamo messo su questi servizi al 98% nei diversi cosiddetti dipartimenti di cure primarie. 3.600 nuovi terapeuti e professionisti del benessere psicologico sono stati formati, grosso progetto. Al momento vediamo 460.000 nuovi pazienti l'anno, l'obiettivo è di arrivare a 900.000 pazienti entro il 2015. Sono cifre enormi e per queste cifre si raccolgono tutti i dati. Vi mostrerò alcuni di questi dati raccolti in giornata. Al termine di questo primo triennio, i dati mostrano che il programma ha centrato l'obiettivo: 859.677 soggetti trattati in questi servizi, l'obiettivo era 900.000. Più soggetti non hanno più bisogno di incassare l'indennità di malattia, quindi in un'epoca di recessione, è un dato interessante. Il governo ha reso più difficile godere del congedo di malattia e questa è una cosa controversa sotto il profilo politico, perché molti soggetti, anziché percepire l'indennità di disoccupazione, sollevano percepire l'indennità di malattia. C'erano degli escamotaggi in passato. Adesso il governo ha deciso: se non sei proprio malato, torni al lavoro, punto e basta. Quindi stanno rendendo sempre più difficile poter percepire questa indennità di malattia per il lavoratore. Dato meno buono è quello relativo al tasso di recupero e vedremo poi le motivazioni. Cosa facciamo adesso? Adesso vi farò vedere i dati relativi ai due siti, dati completi. I dati si basano su 137.285 pazienti. In psicologia e in psichiatria noi non siamo abituati a trattare questi numeri così elevati e quindi è bello poter seguire gli andamenti degli esiti, le curve di regressione. È straordinario comunque il numero di dati generato. Ed è un modo per dimostrare al governo che quello che si sta facendo è importante, ha un senso. Allora, va dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009, possiamo dimostrare che il 42% dei pazienti trattati si è ripreso, c'è un 64% che ha mostrato un miglioramento affidabile, 7% un deterioramento. Questo rapporto è disponibile sul sito, potete scaricarlo, è qui l'indirizzo. Allora, cosa ricevono questi pazienti? Il 38% dei pazienti riceve soltanto interventi a bassa intensità, autoaiuto guidato attraverso un testo o attraverso il computer, terapia di gruppo, esercizi, counseling breve. Questo è quello che noi chiamiamo intervento a bassa intensità. Alta intensità, 28% dei pazienti, e forse quello che voi fate nella vostra routine TCC, nei vostri interventi terapeutici. 17% dei pazienti è partito con terapia a bassa intensità per passare poi all'alta intensità. Abbiamo fatto lo step up, il passaggio di gradino. E l'8% ha ricevuto altre forme di trattamento, sostegno occupazionale, quindi non psicoterapia. Vi ho detto, è un pacchetto quello che è stato pensato per
reintegrare i soggetti. Allora, trattamenti a bassa intensità. Ecco cosa veniva erogato: autoaiuto guidato, quindi qui in questo caso si dava un testo al paziente o materiale da leggere, e poi al telefono si sosteneva settimanalmente il paziente per riuscire a conseguire determinati obiettivi. Programmazione delle attività per la depressione, oppure esposizione graduata in caso di panico, oppure autoaiuto di altra forma. Poi autoaiuto puro, 24%, si dà lo stesso materiale al paziente ma senza il sostegno dello psicoterapeuta. Questo è stato un po' deludente, sappiamo che non è tanto efficace quanto la forma di autoaiuto guidato. Se hai qualcuno all'altro capo del telefono che viene a controllare se hai conseguito gli obiettivi settimanalmente, se hai delle difficoltà che stai sperimentando, eccetera, l'efficacia è di gran lunga maggiore. Quindi l'autoaiuto guidato in termini di efficacia è maggiore rispetto all'autoaiuto puro. Anche se è una sola telefonata della durata di 10 minuti, però ci si aspetta che tu abbia fatto i compiti a casa come paziente, e questo è stimolante. Se per esempio sto studiando il sassofono, però so che nessuno mi ascolterà la settimana prossima, salto gli esercizi, faccio qualcos'altro. Invece se so di essere supervisionato, ci lavoro strenuamente. 9% ha ricevuto attività psicoeducativa di gruppo per la depressione o disturbi d'ansia, 7% attivazione comportamentale. Non so questa come classificarla, perché l'attivazione comportamentale fa parte anche dell'autoaiuto guidato per certi versi. E l'attivazione comportamentale ha un quid in più in termini di programmazione dell'aiuto erogato. Ci sono diversi livelli di attivazione comportamentale, come voi tutti ben saprete, e poi c'è la terapia cognitivo-comportamentale computerizzata, scelta soltanto dal 6% dei soggetti. Non so se si desse al paziente l'intero ventaglio di possibilità, ma questi sono i dati, e per alcuni è più comodo collegarsi a internet, guidare il proprio lavoro, seguire il proprio programma. Ad altri invece non piace il contatto con la macchina. E talvolta ci sono delle resistenze da parte dei terapisti. È accaduto qualcosa nell'aria, c'è meno rumore e ne siamo grati, avranno spento l'aria condizionata. Il collega ci parlerà ancora più diffusamente, penso, di questa forma computerizzata di terapia cognitivo-comportamentale. E poi l'esercizio strutturato, usato soltanto dal 3% dei soggetti. Questo è un programma di esercizi che io stesso utilizzavo nell'88. Sono esercizi di gruppo, corse nel parco, eccetera. Tutte queste sono le attività che facevano parte delle possibili scelte.